Dopo una lunga traversata, giungemmo finalmente al tempio del nostro ordine alla Rochelle, dimora di svariati templari e rifugio del sapere per il fratello Gerardo. Tuttavia, qualcosa era cambiato in quel sacro luogo. Gli sguardi erano schivi e l'aiuto scarso. E presto scoprimmo il perché. Bene, eccoci qui. Cerchiamo il fratello Gerardo. Aspettate, noto qualcosa di diverso, ma non riesco a distinguerlo. Che succede? Certo, hanno tolto le bandiere dei Templari. La Rochelle appartiene al Regno di Francia. Di quali bandiere parlate? L'ordine ha una forte presenza in città. Sono molti i Templari che vivono qui. Prima c'erano bandiere dell'ordine ad ogni angolo, ma sono state tolte. Ascoltate, il silenzio della città mi inquieta. E non abbiamo visto nessun templare. Qui sta succedendo qualcosa, Marie. Non mi piace per niente. Chiediamo in paese, dovranno pur saperne qualcosa. Fratello, seguitemi, presto. Dobbiamo abbandonare la città immediatamente. Aspettate, cosa sta succedendo qui? Siamo appena arrivati. Il re ha perso il senno. Ha ordinato la cattura di tutti i Templari. Hanno catturato molti dei nostri fratelli. Gli altri sono nascosti o sono fuggiti dalla città. Non capisco. Il re è nostro alleato. Temo che non sia più così. La giornata di oggi verrà ricordata per sempre dai Templari. Non sapete di cosa ci accusano. Sapete se Gerardo è stato catturato? No, credo che sia ancora qui nascosto. Ditemi dove si trovano i fratelli che non sono fuggiti. Devo parlare con Gerardo immediatamente. Ecco, in questa mappa sono indicati i 4 rifugi. Fate attenzione, ci sono soldati ovunque e danno ordine di catturarci. Grazie, fratello. Andate con Dio. Fermo, Templare! Lasciate la vostra spada al suolo e avvicinatevi! Chi lo ordina, capitano? Come osate affrontare l'autorità? Non siate impertinente! Noi Templari rispondiamo solo dinanzi al nostro Signore o al Papa. Dubito che qualcuno di loro sia il vostro comandante. Non avete via di scampo, Templare. Sguainate la spada e daremo immediatamente l'allarme. Allora è vero, il re di Francia vi ha voltato le spalle. E che quelle guardie siano in grado di riunire un intero esercito.
Se ci scoprono di nuovo, dovremo liberarci del nemico prima che chiedano rinforzi. La vittoria sarà nostra. C'è nessuno. Guardate, del sangue. Credo che i soldati siano già passati da qui. Cerchiamo il secondo rifugio. Comincia!
All'attacco! La porta è chiusa. Aspettate, avete sentito? C'è qualcuno lì dentro. Non sentite? Se non rispondono al codice, non sono templari. Cerchiamo il terzo rifugio. Un'altra porta chiusa, non mi sorprende. Come raggiungeremo la terza casa? Dovremo cercare un'altra via. Ci hanno visto. Prendiamoli. Il comandante sembra inquieto. Stanno tramando qualcosa, ve lo dico io. Ieri notte ci ha ordinato di arrestare uno scriba. L'abbiamo catturato in un vicolo cieco, ma ci è sfuggito. Stanno parlando di Gerardo. Proseguiamo, dobbiamo trovarlo. Fratelli cristiani, ascoltate le mie preghiere. La Terra Santa, quella in cui nostro Signore camminò e illuminò gli uomini, è stata colpita dal dolore e dalla disperazione. Sappiate che la tragedia ha raggiunto questa regione nel pomeriggio della Domenica di Resurrezione, quando un esercito di saraceni ha ucciso 700 pellegrini cristiani. La nostra sopravvivenza in Terra Santa è in pericolo. Se vogliamo garantire la sicurezza dei nostri fedeli, è indispensabile contare su soldati dedicati alla protezione dei pellegrini. Non ci abbandonate. Richiesta del Patriarca di Gerusalemme ai nobili cristiani d'Europa. Alla carica!
Guardate, hanno montato dei patiboli. Cosa mi ricordano? L'Inquisizione. Il reverendo padre Lorenzo c'entrerà qualcosa in tutto ciò? Sembra ci sia stato un combattimento qui. Avrò pietà di voi. C'è nessuno qui, o almeno sembra. Avranno abbandonato la città. Lo spero. Ormai ci resta solo un rifugio sulla mappa. All'attacco! Thank you.
Sapete di che casa si tratti? Sì, è possibile. Chiusa di nuovo. L'ordine possiede vari rifugi lontano dal centro della città. Speriamo che Gerardo si trovi in uno di essi. Cercate i cavalieri dal mantello bianco? Avete visto qualcosa? Parlate. Sono andati via di fretta e portavano con sé molti libri. Sapete dove sono andati? Uno di loro parlava di una casa vicino alle mura. E Dio vi benedica. Andiamo, Marie. Vi farò vedere io. Hanno scoperto. Prego, non ho fatto niente di male. Mi avete offeso, giovane. E facendolo avete offeso il re di Francia. È un crimine di tradimento. Sapete già come viene punito. Al patibolo con lui. Grazie, signore. Non dimenticherò mai quello che avete fatto per me. È conveniente a questi soldati, che stimano niente di più caro loro di Cristo, che per il servizio, secondo il quale sono professi, e per la gloria della somma beatitudine o il timore dell'inferno, prestino continuamente obbedienza al Maestro. Occorre quindi che, immediatamente, se qualcosa sia stato comandato dal Maestro o da colui al quale è stato dato mandato dal Maestro come fosse divinamente comandato, nel fare non conoscano indugio. Di questi tali il Salmo 17 professa «Per l'ascolto dell'orecchio mi ha obbedito». Regola del Tempio. Mi aspettavo che foste più astuto, Templare. Ora siete in trappola! Guardie! Preparate i coltelli, Marie. Fermi, mi occupo io di questi due, capitano. Roland. Signore! Al vostro posto io non indosserei abiti da Templare. Mi mettono in pericolo. Grazie per il consiglio, capitano. Ne terrò sicuramente conto. Ora andate pure. Voi, venite con me. Fratello, non posso credere che siate qui. Vi davo per morto. Magari lo fossi, Celian. Sarebbe meglio. Ma non c'è tempo da perdere.
Dovete abbandonare la città, immediatamente. Ma cos'è successo? Come avete fatto a scappare? Non c'è tempo per le chiacchiere, fratello. Dovete abbandonare La Rochelle. Cerchiamo il fratello Gerardo. È urgente. D'accordo, vi aiuterò. Gerardo si trova lì, in quella casa. Voi pensate a liberarlo. Poi ci incontreremo dall'altro lato delle mura, tra un'ora esatta. Andate presto. E siate prudenti. Che Dio benedica la sua anima. Comincia. Fratello, state bene? Selian, che gioia rivedervi. Non ci speravo. Vi porto un documento scritto nell'antico codice. Siete in grado di tradurlo? Mostratemelo. Capite qualcosa? Fatemelo vedere. Sembra scritto in Atbash. Bene, di che cosa parla? Parla di un tempio di oltremare. Ho bisogno di tempo per tradurlo tutto. Marie, restate qui con lui. Sarete al sicuro. Devo riunirmi con Roland. Abbiamo appuntamento vicino alle mura. Lasciate che mi occupi di cercare una barca. Vi aspetterò nelle paludi a sud. Siate cauto, Selian.